La Marcia turca di Beethoven. Allora, non è da confondere con la Marcia turca di Mozart, che è tutta un'altra cosa e effettivamente anche molto più famosa tra i brani per pianoforte. Quindi è una composizione completamente diversa. Allora, pagina 53, secondo fascicolo di Aaron. Vediamo un po' cosa dobbiamo osservare prima di tutto. La novità, o perlomeno la rarità di questo brano, sono queste notine piccole che molto spesso si trovano davanti a delle note scritte invece con un carattere normale. Allora, e se ne trovano molto spesso. Dunque, qui c'è un piccolo errore nel libro. Viene chiamata questa piccola nota che troviamo spesso appoggiatura. In realtà è probabilmente un errore fatto nella traduzione dall'inglese all'italiano. In realtà questa nota, scritta in questa maniera, si chiama acciaccatura. Le appoggiature, come dice il libro, sono una cosa leggermente diversa, ma vabbè, il nome a questo punto è secondario. Come dobbiamo suonare queste notine? La nota scritta così, in piccolo, va suonata molto molto veloce per passare subito, il più velocemente possibile, alla nota che viene subito dopo. Se io guardo con attenzione, vedo che la notina piccola è un Do diesis. Ah, innanzitutto, già che parliamo di diesis, ricordiamoci che c'è un diesis all'inizio del pentagramma, quindi tutti i Fa che noi troviamo in questo brano, ogni volta che troviamo il Fa, dobbiamo suonarlo sul tasto nero al posto di quello bianco, ovunque si trovi sulla tastiera. Quindi, dicevo, abbiamo il Do diesis e il Re, che sono anche uniti con una lineetta per dire che diventano quasi una cosa sola. Questo vuol dire che il mio Do diesis deve essere suonato molto velocemente e lasciato subito. Io appena lo sento e appena l'ho suonato e appena l'ho sentito lo lascio subito perché la nota importante in questo caso è comunque il Re. Quindi al rallentatore è semplicemente una nota che si suona per un piccolo istante e si abbandona subito. Poi, andando avanti, cosa succede? La mano destra ha qualche salto e anche delle note da suonare un pochino più veloci. Già, il brano è abbastanza scorrevole, diciamo. Ci sono queste note qua che hanno la doppia barretta che devono essere suonate a una velocità doppia rispetto a quelle che ci sono prima. Allora, e qui c'è anche un piccolo salto che la mano destra deve fare, tra questo sì e l'altro sì che sta un'ottava più in alto. E poi mi devo ricordare che c'è il Fa diesis. Allora, suono il primo rigo della mano destra. Poi questo è il primo rigo con queste piccole acciaccature che io ho suonato due volte, nella prima e nella seconda battuta. Nel secondo rigo la parte della mano destra è molto simile, cambia soltanto nel finale. Quindi a questo punto suono due righi, primo e secondo, con la mano destra sempre. Finale di questo secondo rigo c'è anche un Re diesis e poi il Mi. Allora, vado ancora avanti, sempre con la mano destra. Ci sono ancora le acciaccature, sempre su note diverse. C'è un Fa che sarà diesis perché non cambia niente, anche se la nota è scritta in piccolo, anche se è un'acciaccatura, il fatto che sia un Fa
non cambia e dobbiamo suonarlo diesis. C'è un sol diesis che poi va a finire su la, ancora dei sol diesis e dei la diesis che vanno a finire sul si. Quindi queste quattro battute della mano destra, quindi il terzo rigo, suonano in questo modo. Lo ripeto, il libro mi suggerisce di usare sulla nota dell'acciaccatura sempre il dito numero 2. Effettivamente è la cosa più comoda, perché usare il 2 e il 3 mi permette di essere abbastanza veloce, proprio come mi richiede quella piccola notina. Siamo alla fine del terzo rigo. Nel quarto rigo si riprende in parte quello che abbiamo già fatto nel primo e nel secondo, solo che poi a un certo punto il brano deve concludersi, quindi le ultime note sono leggermente diverse. Nella conclusione abbiamo due note insieme, Si e Sol. Allora, per quello che riguarda la mano sinistra, c'è da dire una piccola cosa. A mio parere, la parte della mano sinistra che è scritta nel libro è abbastanza difficile dal punto di vista del ritmo, perché nel momento in cui la mano destra suona la sua acciaccatura, la mano sinistra ha sempre una pausa. Quindi la mano sinistra in qualche maniera si deve trattenere e partire in ritardo. E questo si ripete praticamente sempre, tranne pochissime volte, ma dove l'acciaccatura non c'è. Secondo me questa non è una soluzione molto semplice, ma sto preparando un secondo video con una piccola variazione a questa parte della mano sinistra per spiegare come, secondo me, potrebbe essere suonata in una maniera un po' più semplice. Ma per tornare comunque a quello che è scritto qui per adesso, noi dovremmo con la mano sinistra tenere presente che c'è questa pausa per cui insieme alla prima nota, perché noi consideriamo queste due talmente vicine fra di loro come se fossero una nota sola, nel momento in cui la destra suona questa nota, la sinistra non fa niente. Quindi pausa, sol, si re, si re, pausa, sol, si re, si re. Per tutte e quattro le battute si ripete sempre esattamente questa cosa. Pausa, 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 pausa. Nel secondo rigo tre battute sono molto simili. Le prime due sicuramente sono uguali. Nella terza battuta di questo secondo rigo abbiamo una pausa anche alla fine, quindi pausa all'inizio e pausa alla fine, perché la mano sinistra si deve spostare e dalla sua posizione Sol, Si, Re si sposta sulla posizione Mi, Sol, Si. Cioè, come funziona? Pausa, 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 spostamento. E quindi siamo arrivati alla fine del secondo rigo. Andando ancora un po' avanti, abbiamo un altro piccolo spostamento. Noi siamo nella posizione Mi, Sol, Si. La battuta successiva, nel terzo rigo, è ancora Mi, Sol, Si. Ma la mano si sposta nella battuta dopo, rimane in posizione e poi, con questo salto, ritorna nella posizione da cui era partita. Sol, Si, Re. Terzo rigo. Pausa. 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 C'è il Fa, quindi lo suono diesis, nella pausa spostamento e ritorno nella posizione da cui ero partito. E per il quarto rigo grosse difficoltà non ce ne sono. Abbiamo una piccolissima differenza qui dove suoniamo Sol, Si, Re e Do, Re e poi qui alla fine Si, Re, Sol.
Quindi suonate lentamente le due mani insieme, sono così. Quindi non è molto facile come brano, ma sicuramente con un pochino di pazienza si può fare. Bisogna ricordarsi quindi le notine piccole, le acciaccature da fare velocemente, il fa diesis e questo ritmo un po' particolare della mano sinistra. Ma ci sarà, come vi dicevo, un secondo video con qualche suggerimento per una variazione che forse potrebbe renderlo più semplice.